non si è agganciata lo stesso. Adesso no, questi, ma un altro server. Loro dovrebbero spostarsi tecnicamente, vediamo. Anche che sarebbe il primo caso in cui in full HD non lagga. Però questo mo che ha fatto? Ha ripreso lo stesso? No. Questo sta... Questo è quello di prima, eh? Vecchio come la morte. No, sta buono. Ma perché ridi? Stai buono, no? Escono cose. Mo ce n'è una... Mentre, ah, che miseria, vabbè. Mo ce n'è sta una che è live. È una che tocca chiuderla. È una che tocca chiuderla. Vabbè, e allora non te devi sbagliare, eh? Contenuti. Dal vivo. Mo te dico. Poi che questa quella... sotto. Vabbè, questa lo decide lui. Attiva. Salva. Sì, sì, questa, quella sotto va, quella va, sotto va terminata. Mo guarda, eh. Mo chiudi questa, si chiude tutto, vai, eh. Vai, termina. Ciao, grazie. Guarda, eh. Vediamo un po'. Mo ci mette pure un po' a chiudere. Ecco qua. Allora, questa è fatta. Stiamo stando a tenere pulita la dashboard. Questa è qua, vecchia. Si capisce. Questa è quella nuova. Se lo dici te. Sì, sì, questa è quella nuova. 79 secondi fa. È quella nuova e non siamo manco a laggare, dai. Non stanno a droppare a zero. No. E allora è un problema di settaggio a 720. Era il settaggio, era lo shit server di Google. Sì, oh, sì. Vai, vai. Allora, Fabio è venuto, ha risolto i problemi. Siamo tornati di qua, giusto? Mo no, 1080. Sì, mo siamo usciti in full HD. Allora, ragazzi, siamo tornati. Aspetta, qui intanto mi risetto. Che Fabio tocca cose, fai. Che tocchi, cosa fai? Allora. Che vuoi? Sì, ma già scassare adesso. Allora, grazie intanto al Cucciardone, beccate questo panettone, dice. Buonasera, a tutti ragazzi, beccatevi sto panettone. Siamo pronti. Agata, no, non è destinato ai bambini, metti così, ecco, così almeno stiamo tranquilli. Allora, detto ciò, siamo tornati. Fammi rimettere un attimino la chat bene come andava messa. Mi dispiace che chi stava a chiacchierare prima, chi stava a parlare, c'era pure Francesca che stava a parlare con Andrea. Speriamo che sono rimasti, che comunque sia non si sono persi e che dicono vabbè, ormai è andata così, che eravamo tanti, mi dispiace. Ci siamo. Per CSGO, anche per la registrazione video ed editing, dai, con Migliaio e lo spumante, grande Giova, grazie Giova. Mamma mia, grazie mille. Manca la scheda video sulla descrizione. È vero, mo dopo ce la aggiungiamo. Quando Fabio torna, intanto io posso iniziare. Fa un po' vedere se funziona sta cosa. A me non funziona niente. Zoom bravo. Oh, funziona. Eccoci. Ah, ci stai, amore mio. Ci stai. Bene, bene. Ci siamo. Allora, questo è quanto. Dobbiamo montare questi componenti. Ecco, ma posso far vedere a Francesca quello che ho fatto vedere a te prima? Certo, lo fa vedere. Non è che creo... No, che credi? Che ne so, magari... Ma che credi? Creo hype. Allora, oggi, prima Fabio mi ha fatto vedere una cosa. Guarda che robetta. Grazie intanto a Giova. Guarda, e grazie al Cucciardone. No, tu devi sentire... Alec, devi sentire il peso, l'acqua. Allora... Beh. Ok. Amore! Cioè, Fabio non si è regolato stamattina, eh? Beh, ho detto senti. Allora, va... No, cavalli si sente male, non lo fa vedere in live. Ma non si capisce la misura, tira bene. E che tira fuori qua, oh? Mannaggia del trasferimento di chiamata. Ragazzi, cioè io dico. Non si è regolato. Cavalli, chiudi gli occhi un attimo. Oh. La famosa Tomahawk. Questa non è delle MSI però, Siamo a alti livelli qua. Grande Costanti. Allora. Sì, questo le uso per spammare la pasta. Ho fatto vedere bene, bella. Questa è la Tomahawk, ma non è delle MSI,
C'è tutto il manico. Tieni però, ripoggiale, tieni. Massa quanto pesano. Mamma mia, domenica voglio rotolare. Fra. Sì, perché ci siamo organizzati con Fabio e la moglie. Dopo, non so, 3 mesi forse che non ci vediamo mai fuori da qua. Da settembre, praticamente non abbiamo più fatto cene, cose. Anche la cena del mio compleanno è saltata e tutto Vero. quanto. Abbiamo detto: senti, tanto a Natale insieme si potremo vedere, a Capodanno probabilmente non si potremo vedere. Riusciamo a fare di domenica un pranzo, almeno comunque stiamo magari comunque pranzo, se riesce a stare comunque tranquilli, no? Perché il sole adesso per fortuna, anche se le giornate sono fredde, ci sta, la carne viene Sì, ma cucinata comunque, fuori. No, ma che ne fai mangiare quando sta qua dentro? Sei è bocce lei di che non vino ci vuole, vogliono. lei non vuole mangiare, non Ma vuole com'è quando mangiare. sta con me mangia? Ma che ispiro? Quando sta con te non mangia, quando sta con me invece mangia, proprio di gusto. Perché con me, parente dice sto a dieta, mo non mi fa sgarà colpa tua, capisci? No, poi quando esce da fuori da casa. Grande Franciccio che si abbona. Guarda, bocce di vino ce l'abbiamo due in più perché è No, ma. passato un nostro fingeronato. Sì. Mannaggia il nome. Sandro. Sandro, bravo, Sandro. Lanfrate. Lanfra, bravo, sì. E Sandro non so Lanfrate. adesso chi sta seguendo perché sta in macchina, sta tornando non so dove, Ci ha comunque ci ha portato due portato due bottiglie di vino. belle bocce e guarda caso è un rosso. È un rosso, ho detto a voi mi piace il rosso, ho portato il rosso. Perché tu mi compri le mucche intere. Vabbè, poi se ne vuoi la lasci, è sempre vero. Sbloccate la chat a video. Ah, hai ragione, sblocca un po' la chat a video. Non c'è un cazzo Cacciate proprio. la Supreme. Ah. La vorresti vedere? Sì, ma non si scarta, eh. Non si scarta e ti dico un'altra cosa, c'è un amici? Amici c'è. Ma l'amici pure ieri sera mi ha scritto, detto. Fabio, sei ingrassato? No, che ingrassato? Ma Fabio, che sta una sei? favola. La favola no, però non mi sono ingrassato. Sta bene, sta Adesso ti bene. sembra che questa felpa crea una protuberanza e questa non è la mia panza, Vedi? vedi? Cioè, no, ma sta bene, sta una favola. Ormai se riesce a gestire, ha torto i quanti so, 7, Riesco a 8, gestire, 10. certo, non è che diventerò mai ultra slim come lui, però comunque. Io sono diventato più slim di quello che ero prima, quindi faccio sembrare lui più grosso, capito? Pure questo è vero. Tutto un gioco di luci e ombre. Quando ero un po' più grosso pure io, alla fine dice, ammazza fa, oh, sei quasi come stai. Invece io mi sono sciupato ancora di più, capito? Quindi. Questo non magna. Mo peso 68 kg, 69 kg. No, non è quello che devi dire, amici. Cioè, domani mi arriva. No, domani. Arriva a me oggi. Poi i corrieri ovviamente scioperano il 18 dicembre. Applauso, eh. Allora, io sono sempre a favore quando si tratta. Però c'è un limite, il 18 Non mi dicembre puoi di scioperare. venerdì. Non Mi puoi scioperare. dispiace se ci sono dei corrieri o persone che lavorano. Fate schifo, ve lo No, loro, dico. non Fate loro. Non schifo. loro la persona. Non lo. No, L'azienda che ti fa stare a casa. Perché io penso che loro che hanno pure un discorso di che se stai a casa, alcuni sai, diranno pure: stai a casa, senti, scioperi in io non so te pago. chi è l'artefice di questa cosa. Fa schifo perché ci sono ritardi. I pacchi invece che congiorno arrivano con 6 giorni perché siete tutti disorganizzati. Fate tutti schifo. A livello aziendale, ve lo posso dire, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Certo, è Oltretutto, tasso. mi permettete pure di scioperare e cagate il cazzo il venerdì. Ma non essere Sì, cagate il aggressivo. cazzo il venerdì. Guarda caso, sempre venerdì. Dopo uno pensa male e dice: forse volevi stare sabato e domenica a casa. Va bene, stai a casa. Sì, però se te devi sfogare, non è che puoi Sì, usare la live del venerdì, mi capisci sfogo. che. Capisci Cazzo. che. Grande Liva Fritta! Che Riavvia, non riavvia un cazzo. può capire adesso, Liva Fritta è oliva fritta, perché c'è oliva scolare come immagine Non mi profilo. dico, così mi prendo il fango. Grazie! Grazie, Liva! Ingegnere Gerard Pescosoi, questo qui sarà un amici sicuro. Comunque, Fra ha scritto: a proposito, mo domani a dieta che toccava spazio è domenica. Vedi perché mangio io? Cioè, domani a Esatto. dieta che. Ma io pure oggi ho mangiato, se tu mi vedi una tristezza, mia moglie fa, domani la fa la carne, ok, infatti ho fatto il pranzo. Che cazzo è questo? Un'insalatina, un pugnetto di insalatina con mezzo petto di pollo tagliato con le forbici, te dico ammazzate, tesoro. Ha voluto che ti preparassi il pranzo? No, era Sta meglio che mio non me lo prodotto. preparava. Lo so, ma che vuoi? Purtroppo sono momenti brutti per tutti. Allora, ma la Suprema è da amici, Ma no? BRT lascia perdere che BRT ti dico stanno in ritardo. Se l'altro sta in ritardo di 3 giorni, BRT sta in ritardo almeno di 7-8 giorni. Cioè, stanno aspettando i pacchi che devono arrivare il 4 dicembre. Sì. Siamo al 18. Come sta a scrivere? Perché aspetta, fammi leggere qua. Io qua non leggo. La Supreme, omicitto, in realtà ti dirò una cosa: la Supreme ce l'ho libera. Allora, fammi leggere. Qua dice: Non per la vendita, scusa. scartala, scartala. La chat, cacciate la Supreme. No, ma Sbloccate non la so se chat. avete Occhio a capito. tizio che Ale. domenica in brasa. Ale, lunedì mi dovrebbe arrivare. Lunedì poi non arriverà perché oggi hanno scioperato. Non è partita. Arriverà martedì 1:30:90 su Prima. Che sarà quella che amici vuoi. Non è vero, è 30:90? un'antognata. No? Nella parete dietro di noi non ci sono altre foto, Walter. Non sono arrivate altre foto. Manca quella di Cattivissimo Me, che ci siamo un po' arenati nella costruzione. Ho commissionato a Patrick Gain 2 magliette.
special che arriveranno nei prossimi giorni. Poi le vedrete in live e ve le mostreremo come Padre Kain le farà. Bellissime, ragazzi. Sono a tema. Non vi dico a quale tema, ma sono a tema. Allora, butta sta scheda madre. Sì, ok. Fabio, quando l'hai spedita la scheda di Alessandro Calabrese? L'ho spedita tecnicamente l'altro ieri, fisicamente è stata ritirata ieri alle 6:30 e Ok. tecnicamente si farà venerdì, sabato, domenica in un magazzino buio Mannaggia insieme la agli altri miseria. 88 colli che sono partiti oggi perché siete delle... Una serie veramente. Sì. Probabilmente Gray ha mangiato meglio di lui. Sicuramente, questo no. Spedite e mai arrivate queste di Bolzano che si sono fregate 30-70 della. Ma questa è una domanda. Ma Metallic Gear. Gear sarà. Gear. È vero che è una sottomarca di Fantex? Dovrebbe essere stessa proprietà, ma non mi voglio esporre. Il dissipatore. Allora, ragazzi, vi voglio dire che questi componenti che vedete in questo video sono tutti i componenti portati dal cliente. È entrato con un case e un cartoncino di Amazon con i pezzi dentro. Me l'assembli? Certo, capita. Io l'ho già spiegato tutto all'inizio video e non sono stato neanche cattivo. Ho detto: si capisce che i pezzi non sono i nostri perché, come vedete, sono marche che non trattiamo. Ho detto: Ti però posso dire, normalmente ad oggi qualcosa... 5600 XT è una buona scheda Non perché non so si trova quando l'ha niente. presa e quanto l'ha pagata, però ti posso dire che se l'ha presa prima, e penso di sì, perché io non credo che lui abbia comprato un 9SK adesso, anche se c'è questa No, moda forse di ci ha messo comprare un su po'. Amazon Ma cose. magari questo l'ha preso prima. Poi durante il Black Friday è riuscito a prendere, che ne so, la scheda video e le RAM. Cioè, per farti capire, io capisco che era Cioè, un Black Friday, stiamo ragazzetto. parlando del Black Friday dell'altro anno. Lascia fare. Non c'hanno scadenza. E dicevo, capisco che è un ragazzetto che è venuto qui accompagnato dalla mamma. Che comunque sia, magari l'ha fatto con i suoi risparmi, con i suoi tempi. E capisco che non è che tutti possono entrare e dire 1000 euro, bam, PC, mo compro. O comunque non tutti possono fare finanziamento. Quindi alla fine dice: vuoi il PC, bravo mamma, metti da parte i soldi. Vabbè, Quindi. oh, c'è stato un signore, prima è venuto, dice, io ho due gemelli, in momenti mi si mette a piangere, cioè giustamente due PC uguali, anche se sono due PC da 1100 euro, 1200 euro l'una, alla fine ha speso più di Duemila. chissà. Lo so, purtroppo Duemila per comprare due PC uguali da un è miliardo l'uno. uscito, ma poi mi è dispiaciuto pure, entrare un signore adesso che ho fatto il preventivo stamattina, perché purtroppo la gente non si rende conto, lui giustamente è entrato stamattina e mi ha detto, aspetta, questo forse è Tim. Tim, attenzione. Pronto? Allora, No, quanto Alberto. facciamo pagare noi un assemblaggio? Allora, noi, Alberto, noi Ciao l'assemblaggio, se Gianni. i pezzi sono acquistati da noi, è gratuito. Se ci porti i pezzi da fuori, ha un suo costo che è di 50 euro per assemblare il PC senza l'installazione del sistema operativo. Stavo dicendo, il vostro signore stamattina mi ha fatto il preventivo classico PC per ragazzo da 11-12 anni, quindi classico PC col monitor da 1100-1200. Viene adesso per confermarmelo perché giustamente ha dovuto fare un giro di telefonate per sapere se il preventivo che avevamo fatto noi era insomma giusto o no. Fa la verità, torna, fa vabbè, modificami questo e alla fine mi va a confermare, guarda, io non ti voglio prendere in giro, tu stamattina hai fatto il preventivo, c'era tutto, a me ti giuro 4 cose su 10 mi mancavano perché nel frattempo ho finito gli i5, avevo finito le RAM che voleva lui, avevo finito la scheda video e ho finito pure la scheda madre, ovviamente io devo fare un altro PC. Ah, ragazzi, a proposito delle schede video, questa è una cosa che facciamo pre-Natale. Prenatale. Pre-Natale. Seleziona tu quale vuoi mettere. Hai detto prima, ci abbiamo delle schede, le mettiamo sul sito. Ci ho messo già 30-60 Ti. A che prezzo? Ho capito, non me... No, Allora, no, 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 per allora. dirlo, non è per te voglio Stanno venire. sul sito, sono arrivate 1660 Asus e non me ne vergogno. Non ci sta RX niente, cioè. 580 Sapphire e me ne vergogno, stanno sul sito. Quello me ne vergogno, eh. Pronto? Vabbè, ragazzi, abbiamo caricato delle schede sul sito, tra cui anche 3060 Ti. Se la state cercando perché vi manca solo quel pezzo per chiudere la build, il prezzo è quello che è. Non vi meravigliate perché c'hanno dei prezzi d'acquisti esorbitanti. Però noi, giustamente, essendo un negozio, le prendiamo per fare le build. Siccome ce ne sono arrivate qualcuna in più, invece di tenerle tutte ferme, dato che ormai siamo quasi a Natale, ho detto carichiamole anche sfuse. Ok? Certo, la diserei di subito. Secondo me acquistare oggi una RX 580 8 GTX 660 ha senso? Sì, a meno che tu non hai una necessità impellente dell'utilizzo della grafica, quindi potresti aspettare. Per Forigi aprire la live con una pro. Lo so, questa ci ha portato il cliente, ragazzi. Come aprire la live con un Crucial. Che devi fare, raga?
Le RAM della Team Group Delta sono buone? Non sono male, non sono male. Poi dipende se sono la linea quella col dissipatore o la linea value, quella base. Cala, io so che la live tanto la farò da solo. Lo so che il prezzo è buono se lo paragoni con quello che si trova in giro, Roberto. Però è un prezzo alto, noi lo diciamo, non è che diciamo compratela perché è l'affare della vita. No, raga, è. Se vi serve, l'abbiamo messo su un sito a un prezzo, vi posso dire, più che onesto confrontandolo con quello che gira sul mercato. Quindi se vi dovesse servire una scheda, sul sito l'abbiamo messa anche sfuse. Siccome parecchi ci chiedono, ma sfuse arriveranno? Ma sfuse le vendrete? Ecco, adesso è il momento, qualcosa ci sta. Sono Robby. Robby chi? Perché qui abbiamo troppi Roberti, conosco qua. Roberto chi? Roberto quale? Eh? Robby chi? Robby. La 3080 MSI adesso. Stamattina per quel preventivo, ti ho detto che passavo domani, caccia fuori. Quindi sei Robby 76, nick completo voglio. Tutto costa di più rispetto a quando è uscita. Beh, sono arrivate pure le. Cioè, hanno rispolverato le 1060, che noi non ce l'abbiamo avuto in negozio. Le 1060, ragazzi, si vendevano su Amazon a 300 e passa euro. Sono finite. Sono già state vendute tutte. Allora, vabbè, dimmi, sono Robby 76, se no io mi devo ricordare tutto qua. Allora, quindi 97K a 99 conviene? No, ciccio, a meno che non lo fai quasi a costo zero, non ti conviene. Quanto può costare il negozio una 3070 l'MSI? Ti può costare anche 800 euro sangue blu. Il problema è che non si trova. Mi vendo la serie. Sì, il fan di Raja. Bravo, grande Robby. Il prezzo è da 30,60 e quindi per una sua custom sono disposto a spendere al massimo 4,49. In realtà una custom non costa mai 20 euro in più rispetto a una founder, già di base, Marco, te lo posso dire. Però se tu aspetti che una scheda custom si trovi a 4,49 o che una founder riesce a trovarla a 4,29, col prezzo annunciato da loro, è molto probabile che tu arrivi a ridosso dell'uscita della serie 4000 di Nvidia. Molto probabile. Custom loop ti può costare, inclusa la manodopera, anche 500 euro. 150-200 di French Flash, ce ne sono diverse di cuffie. Io ti posso dire, le Sennheiser sono ottime cuffie. Assolutamente sì, restyle. Certo, che domande fai? La testate questa 5-6? No, assolutamente no, non la testiamo, cioè è una scheda che devo testare. È una scheda che comunque sia, va più o meno come una 2060. Se vi cade una scheda male 1050. Tieni presente, mi serve. Me lo devo ricordare bene, però cercherò di ricordarmelo se mi capita. 1155. Io credo bene a 3050 quando andrà in Full HD, credo molto bene, Gabriele, andrà secondo me come una 2060, quindi comunque sarà un ottimo andare, no? Per il Full HD. Sennheiser le consigli come. Sì, io ce l'ho a casa, French Flash, io ce l'ho le Game One, ma da quello che ho capito non le stanno più producendo, però sono veramente. Cioè, io mi trovo benissimo. Allora, siamo arrivati al momento. Io sto andando molto lentamente, ragazzi, con questo. Che vuol dire undervolt o stock su CPU? Che vuol dire LO? Certo, che ironia. 10 per 4K, almeno troppo poco spendere meno possibile. 4K in che senso, Cristian? Per vedere film in 4K? Dovrebbero fare anche 3050, sì. E quella dovrebbe essere la tua scheda, giù. Game Zero, le trovi e sono ottime. Ok, io le Zero ti ovattano l'orecchio. Io ho le Game One che sono semi aperte, cioè, ovvero non è che sono aperte che vedi il buco d'orecchio, però ti fanno sentire rumori esterni, che io le preferisco perché quando sto giocando non mi va di ovattarmi perché non sento niente, non mi rendo conto neanche se sto strillando. Tendo 10, no, 10 e 100. Gaming 4K, sì, ma che scheda video? Sai che per giocare in 4K che scheda di montare? Sì. Quindi vuol dire che quel processore è sottodimensionato per accostarlo a una scheda grafica che ti consente di giocare in 4K.
Nel senso, è buono fare un undervolt di 0-1. Sì, assolutamente, anche di più. Ello, parla con Alessio Fiorentini per quanto riguarda l'undervolt di 3-6. Tu stai a 1,4 come voltaggio. Metti 1,15. Metti 1,15, salva e esci. Conviene fare delete al processore? Beh, dipende. Se vuoi avere la certezza delle temperature basse, se vuoi, se hai intenzione di overclockarlo, insomma, tutto quanto, sì, perché no? Provato Cyberpunk? Assolutamente sì, Ciambo. Mettete il link del mio canale Twitch e anche del canale Twitch di EasyFix Roma, dove streamo su tutte e due le piattaforme. E sul mio, personalmente, quello mio, sto giocando Cyberpunk. Quindi comunque se volete vedere anche qualche gameplay con RTX 3080 giocato in 2K tutta ultra con ray tracing a ultra, lo trovate sul mio canale nei VOD. Andate sui video, ce n'è uno di ieri sera anche se è durato poco, se ci stanno quelli dei giorni passati dove comunque ho iniziato a giocare. Se metto a 1,15 prestazioni, perché calano? Non dovrebbero calare in realtà. A voglia, ancora non abbiamo fingeronato. Messi, dove stanno? Dove stanno sti link? Consiglio, poi magari mi Messi, dici dove? cosa. Lui usava questo portale, adesso lo vorrei prendere io, però lo In teoria vorrei. non ti dovrebbe Sì, calare. forma Grande strana, Caspar, tipo intanto, grazie Giorgio, per il follow. Follow anche il mio canaletto. Twitch, quindi Ah, beh, non l'ho adesso visti. Non appaio, diciamo come non era appaio? all'origine e caricarci Come non la suite appaio? di Office. No, su Twitch, Quindi demolitore. devi fare questo lavoretto Su di. Twitch. Però Scrivilo a mano allora. se mi fai un prezzo, diciamo, legato al fatto che non sono No, riuscito. non abbiamo fatto un video Faccio sull'overclock, la no. proposta adesso. Quindi cioè, riprendo col sistema operativo Windows e Non li ha Office messi, garage. Compatibile. Qualcuno li metta, Sì, ragazzi. sì, sì. Allora, che sistema operativo c'è? Quello c'era, non mi ricordo. Che c'era? Comunque è twitch.tv/easyfixroma e Sì. l'altro canale che è il mio è twitch.tv/irongeco. Quindi Scrivetelo allora, perché almeno qualcuno lo vede, se no lo scrive male. Gli ho scritti già 4 volte, ma sai che non si vedono? Bravo Roberto, è scritto Irongeco. Ecco, se cercate Irongeco come ha scritto Roberto su Twitch mi trovate. Sì, è comprato insieme alla macchina, quindi H80 doppia ventola. No, l'unica attività sia non cambia molto in realtà. Con doppia ventola push and pull, non cambia molto. Lo aiuti solo a farci passare più aria all'interno. Ma non hai un boost prestazionale così elevato, secondo me, da giustificare un mammozzone che diventa così grosso. Cioè, come no? L'ho portato l'altra sera Phasmophobia. L'ho portato lunedì sera su Twitch EasyFix. Insieme al Carascione, insieme a Simone, a Benny, a Gibbs. Eravamo diversi. H100 9SK, sì, va bene. Ci mette pure, in realtà ci mette pure il 9,9 con l'H100, ce l'avevo io. Secondo monitor, domani metto il PC su una mensola, così senza ottenere l'effetto, senza ottenere il tuo effetto con il PC scrivania, e faccio un che domani che ti dico fermate. Dai, e Gio, stai a fa. Poi metto una foto magari. Stai a fa un bel lavoretto, Gio. Agnagna ti sta dando, dei buoni risultati. Allora, perché questo si sta preparando a dirgli: vieni e ti faccio vedere il mio cable management. Stasera ancora stream. Stasera la stream la fa Fabio. Io non penso di streamare, visto che ieri ho fatto l'unplanned. Mi riposo questo weekend. Lamento che da domani starò con Fra e quindi mi riposo. Forse ritorno in streaming domenica sera. Stasera Fabio streamerà per le 21:30 circa su, credo, Days. Credo, eh. Non lo so. Cioè, tutti i miei hertz. Sai, voi che avete venduto PNY 3070, avete provato anche la PN30? No, non l'abbiamo provata, però penso che, avendo provato la 3070 della PNY, devo dire che mi ha sorpreso in positivo, quindi è una buona scheda, sia per quanto riguarda la rumorosità, non ha fatto coil whine, e le prestazioni erano ottime, era silenziosa, girava bene. Quanto costa da voi un delete del processore e cambio della pasta M caschera? Allora, delete del processore dipende dal processore, dipende da che processore devi deletare. Non delete AMD, già te lo dico, non lo facciamo. Non c'ha senso delete un processore AMD. Si recuperano talmente pochi gradi che non ha senso. Intanto vado a fingeronare, ragazzi. Questo
Non ti possiamo dare consigli di restyle in realtà, perché non ci sono consigli da dare. Devi purtroppo tentare la sorte, è un po' la roulette russa. Apri il canale, fai dei contenuti e niente, speri che comunque sia i contenuti poi vengano e entrino in un algoritmo che YouTube ti aiuta a far girare. Se mettessi un bucare con 15, il clock rimane. Allora prova a mettere 1 e 2, o magari metti il clock poi manuale. Guarda, il Fiorentini ti può dire bene. Hello, ti può dire bene che lui ha un 3-6. Come lo ha downvoltato e lo teneva con overclock fisso a 4 e 3. Il 3-6 glielo reggeva. Io a casa c'ho il 3-6X per il PC streaming. E ce l'ho da un voltato, mi sembra, non mi ricordo a quanto. Vado col fingerone, ragazzi. Ok. Perché da un voltare un processore bravo? Ce lo chiediamo tutti. Tutti, perché AMD purtroppo ha il brutto vizio di far uscire magari processori come il 3600, 3600X che hanno un V-Core a 1,42, 1,43 e quindi comunque c'è una temperatura veramente troppo elevata, se non c'è un dissipatore bello importante soffre. E comunque per Hello, fai una cosa Hello, entra su Discord nostro, ragazzi, qualcuno mette mettesse il link di Discord e nell'angolo tech fai la domanda su consigli su come downvoltare, perché il buon Fiorentini ti può dare almeno i suoi pareri. Mettesse, va bene Gio, va bene, eh? Ti faccio crollare quella scrivania con il 4 che bollmaggio. Eccolo qua, vedi, il mio 3 ce l'ho a 1 e 1, 4 e 3 ho tutti i core. Devo dire che è una CPU fortunata che me lo legge, però io sto da cella e non posso. Tizio, tu non conti niente. Allora, il 10 e 9 si può, se lo fai, se ti fa tutto in blocco, in realtà il delete di una serie 10 che è saldata lo facciamo, ti costa un centinaio di euro. Il cambio della pasta termica alla scheda grafica ti viene omaggiato, cioè dal momento che sto facendo il processore ti faccio anche quello della scheda grafica, di cambio della pasta termica, eccolo, non te lo faccio pagare, quindi ti costerebbe 100 per fare entrambe. Allora, le mie orecchie sanguinano ogni volta, stare zitto, bene? Professore lei? Ah, studiato, professore, dov'è che hai studiato? Allora, i link li posso mettere solo i mod, fratelli. Tizio, se è mod inutile. Io mo non lo posso prendere. Volendo, se c'è temperature alte, si può fare pure un 2,6. Allora, detto ciò, un i5 7,6 a 5,3 oggi, come oggi, che cosa puoi fare? In realtà ci puoi fare tutto, dipende poi se cambi scheda grafica, allora a quel punto no, ti cominci a fare da collo di bottiglia su alcune cose. Allora, l'MX4, raga, è buona e fingeronabile, però abbiamo notato da prove fatte negli anni che l'MX4 a distanza di mesi rispetto alla Silver 5 c'è una resa diversa. Lo so, purtroppo io mi sto limitando. Bellissimo, ma stasera ci sei o non ci sei? O sei latitante pure stasera? Che dobbiamo fare? Dobbiamo venire a stanare? Ma tizio, tutte le sere, oh. Oh, c'ha Mamma sempre da mia, fare, oh! sta sempre con Deve, l'ara, oh. dobbiamo streamare stasera su Twitch, tizio, ci devi Tizio, è stare. lavoro, non è che. Anche Cioè, perché oh. venerdì sera la serata è incentrata comunque su di Sei pagato, non è che te. uno. Sì, Ma che cazzo. cazzo? Andiamo, no? Mamma mia, oh. Cioè, manco Gio sta così, oh. Andiamo, a un certo punto, oh. Dai, giù. No, Walter, mi piacerebbe, ma no, stasera c'è Stasera c'è. solo, meno Allora, male, conviene, va. Ah. allora, conviene farlo secondo me. Sì, se vuoi overclockare. Di base ti dico, non scalda tantissimo. Io l'ho fatto sul mio, Fabio non l'ha fatto sul suo. Vanno tutte e due bene. Io magari ho le temperature dei 5-6 gradi più basso, ma perché non sto Sì, poi dipende overclockando. dove lo tieni, sai che c'è, io non sento mai l'esigenza del delete perché il case mio è aperto, quindi è a livello di gradi molto più Io basso rispetto anche l'ho sto qua. voluto fare perché il 9,9 scaldava di più del 10,9, con tutto che è due core in meno. Il cutter arancione si chiama cutter arancione. Ma non lo so, questo ce l'ha regalato Umberto, che è il cutter antitaglio, perché tu fai così e esce fuori la lametta.
E così almeno non rimane aperta. E quest'altro serve per aprire i cartoni. Però noi lo utilizziamo solo in live, ovviamente. La tastiera CK530 non è male. 350 non è male. Chiuso il mio PC, avevo fatto. Avevo una MS4 e ho detto che era secca. Vabbè, Sapphire. Comunque sia, esteticamente non è male. È compatibile, sì. No, immaginavo, no, però non c'è proprio modo. Quello antitaglio. E non lo so poi in realtà, l'ho preso Umberto Redemption 1, ce l'ho acquistato, ma diverso tempo fa. Eccolo qua. Allora, non ci resta che andare a montare. Mo lo fa il caffettino gioia, perché se lo siamo fatto prima, cioè sono arrivato all'1:30, ci siamo fatti il caffè verso le 2. Ora un po' ce lo facciamo. Chi è Umberto? Ogni tanto è desaparecido. Allora, con le versioni K è consigliato di essere liquido ad aria. Beh, in teoria liquido perché hai più margine in caso di overclock. Comunque sono processori che magari scaldano di più, quindi hanno un buon dissipatore, ecco. Poi anche uno buono ad aria in realtà andrebbe bene. Dipende da te, dipende da che tipo Dici che sono troppo cattivo? Sì, sei Cioè, abbastanza come mai cattivo. questa cosa? Ho fatto qua. No, perché sa, mio figlio ha comprato già tutto online e se ha comprato tutto online dovrà comprare online anche la scheda video. Lo so, Ma purtroppo. sta giù, qui proprio la cosa del Natale, proprio. E il Grinch ci abbiamo Sì, qua. infatti sono pure verde, non. Evolve X in negozio ce l'abbiamo, No, me Nick. ne è rimasto uno silver e ti dico Silver. sbrigate pure perché. Sì, Silver, sta qua, sta a fianco a me. Allora, mi puoi prendere gentilmente il Grinch, Sì. il case? Comunque il Grinch c'ha più peli di te. Me lo prendi? Oh, ma dai il cutter. È quello arancione che non so come si Comunque chiama. c'è scritto PVR Work, Unsuccessful Person, cercalo. Slovene, slovene, no, Svezia, Svezia. Comprate il P500A, quale vuoi? Il P500A sono finiti pure quelli. No, no, ce ne sono quattro. Ah, ce ne stanno 4. Il P500A ci sta. Allora, secondo voi mi conviene cambiare case ad un preassemblato MSI? Il problema è la scheda madre che ci sta dentro. Si può Sì, non cambiare. famo come quel ragazzo l'altro giorno che poi lasciamo perdere. Abbiamo pure English, eh. Anis Experiments. What's up, brother? Yeah. Questo ci vuole al max. I was just wandering E around non YouTube and esce. found you. Questo è stato tirato fuori e non è stato rimesso correttamente Thank you dentro. so much, Annie. Welcome. Non esce. E adesso? No, 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 devi essere delicato. Devi essere delicato, non è roba tua. Delicatissimo. Questo a un certo punto lo Lo devo reggi io, te lo risbrigare. devo reggere io. Come sei greve, oh. A me, tutto il pubblico femminile saranno tutte eccitate adesso. Certo, come no, che hanno Questo visto esploit. Jason Momoa, eh? Dwayne Che Johnson, The hanno detto, Rock. oddio, quello piccolo c'ha più forza di quello grosso. Hai visto che roba? Eh? Pensa se. Basta. Allora, ragazzi. Sto ragazzo sta a scrivere che c'ha 205.000 iscritti, Siamo 205 contenti iscritti. per No, lui. Any Experiment. Any Ah, Experiment. ok. Vabbè. Ma dove sta a scrivere? Ah, sto ragazzo che sta a scrivere, questo qui ha detto stavo cercando e vi ho trovato. Ho detto, digli in inglese. Che vuoi che dia? No, dillo in spagnolo, tu sei più bravo. Hermanos. Sì? Benvenito. On this. Il prossimo ordine a Nico te lo faccio fa te, Yeah, certo. eh? Che diresti a Nico se dovessi scrivere un'email dicendo. Inigo! Hermano! Virgola. Eh? Mi servono dei case. Caraco! È che dopo parti gli insulti subito Mi perché. servono dei case. Sì. Quindi? Necessito delle scatola for the computer. Della scatola. Della scatola. Per l'OPC. Ci gira Cyberpunk sul suo PC? Beh, ci gira, sì, però ci gira a dettagli, insomma. Ma com'è che c'è sta quantità di gente che non è fingeronata oggi? C'è Tanta, stata una tanta, tanta, mancanza di tanta, tanta, tanta. fingeronamento che è incredibile. And attack the peoples e pull forte, bravo, bravo, Mamma mia, Carascione. caraccia, comunque allora il livello di queste live, quando c'è la tua presenza, rasenta Perché non hai veramente. sentito la battuta iniziale? No, meno male che me ne sono persa Mamma mia, qualcuna. quella si è vergognato pure lui.
Allora, stavamo dicendo, intanto, anyway, I'm gonna Ricordo. go. Bye bye. Bye, bye, bye. See you next time. Dai, persino Joe è fingeronato. Persino Cioè, Alessio. te rendi conto? Io domani non ho capito chi è che è in brasa in persona. Ah, questo è per te. Questo mi sta chiamando da stamattina. È quello della cazzo di scheda. L'an del cazzo. Tieni. Che t'avevo detto non lo prendere e No, tu l'hai rispondi, te deve preso. No, dire. deve parlare con Ma te. Da perché? stamattina Ma c'è per dire, Stefano, senti, c'è Stefano Stefano, c'è. non c'è. No, Dimmi, non gli ho c'è. detto chiama tra 3 minuti, mi ha chiamato. Sì. E se nervosisce. Sono Che io. ha da dire lei? Io ho tante cose da dire, cara. Sì. Cioè, quando è che ti fai vedere in Discord, Sì. per esempio? Quando è che Sì. loghi? Sì. Sempre con quelle macchinette del cazzo. Che Come ti permetti, soffingro. Allora, Alessio, Sì. lo sai che scrivere in caps lock equivale ad urlare su internet? Beh, Eh? Lo sai? c'ha quello che c'ha, se non se poi non Ci sta, mi ricordo, domanda di Alessandro PC, sta sempre a giocare. Beh, Benny, questo era altamente prevedibile, beh, perché lo certo, sì. scordavi? La scena film per il game Intel o Ryzen, dipende che generazione, in linea di massima a Adesso oggi Ryzen portatili assurda Intel non se si trovano. trovi qualcosa serie 5. No, Sto urlando, lo so, Vizio sta devi vedere a qualche urlando. centro Tu stai commerciale, tipo sempre in Media Discord, senti, Worldronics, parla con perché me, nei manda le negozi mail come il in caps. nostro Io al mando le mail momento in non si caps trova perché altrimenti nulla. tu non mi No, al intendes. momento no, perché non si trovano. No, Sì. Nick, abbiamo finito le altre colorazioni. Il prossimo scarico Sì. sarà, non lo so, fine gennaio, inizio Certo, febbraio. Perché li prendiamo a pancate, non li tutto va bene prendiamo rispetto a. singoli purtroppo. Sì, tutto va bene rispetto a questo qui, perché questo qui comunque è vecchiotto, quindi uno nuovo andrebbe Sì, sicuramente ho meglio, visto che è no? shoppato di nuovo. Io ho anche spedito, non so quando ti arriva. Cogiro, Questo c'aveva, mi sembra, guarda 4 che le giga di RAM, ma era 1660 Super le ho vecchiotto, appena caricate. Sono arrivate delle Asus, eh? sono Sì, state sì, caricate sul sito. Il prezzo è un po' alto, però ci sì. sono, stanno andando via bene. Sì. Non vado di fretta. Allora, Sì. Obelix, quando hai Ah, scritto quello io, ho siamo fatto risposto qualsiasi ieri sera vizio. a tutte le mail mandate ieri. Se la mail l'hai Sì. mandata oggi, ti risponderò Sì, stasera. sì, sì. Normalmente più buono Se che la rende, mandrà più prima può durerà essere che mi è nel tempo a sfuggita, livello delle quindi caso prestazioni, della rimanda. latenza. Link del sito, sta scritto dappertutto il E link che del ne sito, sì, questo appena riprende è visitrix.it o famoso. hardware-roma.com, sta scritto, guarda, Noi sì, dappertutto, ma sotto, in lo descrizione. smaltiamo Descrizione no, per lo perché. smaltiamo noi. No, l'ho mandato 3-4 giorni fa, nel Sì, caso riscrivo. questo Sì, è allora vecchio, riscrivi, è non c'ha possibile essere fine mercato dello questo. spam. Specifica, sono Obelix. Allora, Non certo, so se è simpure qualcosa di te. Eh beh, utilizzabile, ma a noi certo. non ci serve sinceramente. Cioè, questo qui non, per noi non c'ha Ah, valore, pacco di video è arrivato ieri. Che hai capito? Eh shoppato il sì, mollo? Mo' devo poi se non controllare. c'è. C'ho manche il telefono, c'ho Va l'album. bene, va bene. Ok, 11:55 grazie mi mille. serve. Qua Ciao, non mi ciao, ciao, ciao. ricordo bene. Io te vorrei dire sì. Fammi vedere che ha shoppato il mollo. Allora, che stavo dicendo qua? Per gaming meglio Intel o Ryzen sono equivalenti, in realtà con gli ultimi Ryzen vanno molto alla pari. Di base Intel ha un leggero vantaggio, ma Ma c'ho leggero ormai. Come diversi ordini, qual è il tuo? Prolunghe sleeve ed faccio a ricavare da FF10. BIOS l'evento durante il preso? Sono 4 collegare tramite controller. E il Che controller adesso ordinato? con la. Portone o scheda video in Wallow? Quale dei due sei te? Non mi ricordo i nomi, raga, io con i nomi ho grossi problemi. Dai dati i tempi di reperimento delle schede grafiche, ma Andrea, quando sarà possibile preordinare la 4080? Guarda che in realtà è una bella domanda, eh. Lo so, lo Puoi so. preordinarla anche adesso, in realtà. C'è la stessa probabilità di prenderla di una 3080. Attenzione, primi, troppo a 2 euro. Da voi ho scoperto i fingeruno sempre, da quando li ho Bravo, scoperti. bravo, E così vedi si un po' fa. la risposta. Nella descrizione manca la 560. È vero perché ho fatto copia e incolla al volo. Perché Stefano inizia la live da solo, Sì, giustamente. intanto contattano 300 Mica persone mentre stai a giocare a dell'ar piccolo gioca chirurgo. della. No, sto a giocare piccolo venditore di PC, se Vendi PC, permetti. stai a vendere cose che non c'hai, dai, Ma, lo so, non è facile, va non è bene? facile Non che è per no, niente mamma mia, oh. facile. Pare che stai a vendere case. Più o meno. Che fai i gesti, scusa? Allora. Qua. Che pazienza che ci Ma fino a che vuole. non venivi te qua, se stavo a parlare tranquillamente di Sì, tranquillo. tutto. Oh, se poi me ne è arrivato, No, eh. Se fatelo ti do dire, fatelo fastidio. dire. Sì, l'ho vista tizio, immagine, cosa, ma è andata pure, è scemo. Mamma mia, Robert, ma secondo te c'è tempo di parlarci, tizio? Vendere cose non è difficile, che non ho è più difficile. Garage, ti ricordo che io mi hai fatto shoppare gli Evolve e non l'hai comprato.
Mi hai fatto shoppare il P500A e non l'hai comprato. Ne vogliamo parlare, Garage? E sta diventamente un clone di tizio che ti fa shoppare roba perché gli piace. E poi dopo, no. Sorpresa è brutta, eh? Gli ha dato del tizio, Ho cioè. Capito. Anzi, tizio alla fine, bene o male, te se l'ha Che shoppato. Se proprio devo dirla tu. t'ha detto? Che tizio è meglio di te, Ma mi ha guarda, ultimamente sta detto. marca a male, non si fa vedere in Discord, non logga su Daze, non sparisce, non fa niente. No? Cioè, Garasce, t'ha detto che lo Comunque. chiami Arancino. Manco posso leggere la risposta. Che t'ha detto? Boh, cioè, proprio brutte queste cose. A quanto stanno i 30? Basta controllare sul sito, Pancrollo, cioè, hanno un prezzo molto alto. Allora. No, 60 super della gigabyte, no. No, questo no, questo no, questo no. Allora, intanto, a parte che manca un po' di luce. Allora, nessuno è mai... Guarda, rendi conto. 10,4, 9SK a 200 e 10,4. Oddio, il 9SK in realtà, anche se è più vecchio, stai paragonando a un professore che è superiore. Però guarda, guarda, cerca di guardare qualche benchmark. Mamma mia che sono arrivato in basso. E comunque io su Daze ci sono sempre. Lui che va bravo così. Canetto Stefano sull'evento, non ho capito che il controller a cui sono connesse deve essere anch'esso connesso alla scheda madre, se no non le vedi da BIOS. Grande Zapata. Vabbè, fa niente, grazie lo stesso. Cogiro, io mi sono perso. Oio, mi sono perso la domanda che hai fatto. Perché qui nel montare e fare che cosa avevi chiesto, Cogiro? Dove sta Cogiro? Cogiro. Eccolo, grazie mille. Ah, ok, ah, già l'hanno risposto. Grande, grazie intanto a primi. È connesso. E allora è strano che non te lo vede, però. Grande Stefano, grande, sono contento. Buonasera Simoncino, il mitico ingegnere al muretto dei box. La 3050 verrà annunciata a gennaio, se troverà pensa a marzo. E qui ci stava bene, ma non lo posso dire. Stefano, un problema con un Sto 77K, si vivolo. è Ma ha bruciata la risposto scheda la madre. ragione? Sì. Ha detto intanto io su Daze che sto sempre e tizio no. Bello Simoncino. Allora, ciao Stefano, di a Fabio che il Corriere è passato. Eccolo, va bene. Grandissimo. Comunque cioè, devo dire, no? Dico, è Natale. Ma tu da qualche fornitore, ma ci è arrivato? Oh, quest'anno non ci hanno mandato un cazzo. Non ci è arrivato un panettone, non ci è arrivato uno spumantino. Non ci è arrivato un Quest'anno tanto se glielo cazzo. dici dicono c'è la crisi. Manca a Niente! noi Ma lo se dicono. sono venuti pure i bancari sui quali poggiavano la roba, che non c'hanno niente. Uso, ma Oh, tanto io, porco Giuda. Cioè, dopo guarda, che ti lascio 30-40 mila euro in un anno, il panettone lo vuoi? È l'euro di panettone, me lo devi dare. E lo esigo. E ne esigo due, uno pure per Stefano. allora Lo sanno che siamo lì due. è Nico. Ma guarda L'anno scorso io. hanno dovuto minacciare me e farsi mandare ceste. Quest'anno manco ce l'hanno mandato. Stanno, no, stanno, sono fatti proprio sentire. Manca auguri di Natale ci hanno fatto e pure gli chiediamo il ceste. Devo stare buoni 10 in casa a questi che poi pretendono. Porco Mi Giuda, ricordo oh. quando Cooler Master ci mandava le poltrone. Cioè, erano belli. Bei tempi, Bei tempi. Che devi fare? Senti, io Toddo non lo cerco più. Se vuole, mi cerca lui, va Mamma bene? mia! Oh. Affronto! Affrontolo! Cioè, ragazzi, è arrivata la vettura Cooler Master Parla con le 150. teste No. di Bartolini che hanno oltre 6 giorni di ritardo. Sì, Oggi perché sciopero. Emanuele Schiano c'ha un PC che Merde. dobbiamo montargli e manca l'alimentatore. Il problema è che stiamo aspettando da 3 giorni questo benedetto alimentatore. I corrieri si permettono di alle 6:30 staccare e poi di fare sciopero perché c'hanno troppi pacchi in magazzino e non riescono a consegnarli. Quindi loro sciopero hanno fatto per non ritirarne altri, Sì, cioè. perché mi fanno incazzare, mi fanno incazzare. Però i resi sono tornati tutti, ma com'è che i resi ti portano i pacchi, Hai no? capito? Guardate oggi, oh. Poi dopo arriva la gente, vabbè, non ce la fai per Natale. Porca puttana, non ce la faccio no per Natale. 18:12, sono le 16:59. Con cosa cazzo assembro? Con cosa cazzo assembro? Non ho più niente, non ho più niente. E Stefano è stanco, lo vedete? Quest'uomo è stanco, guardatelo, sono giorni che assembla senza acqua, con la gamba legata al tavolino, perché non lo faccio muovere. Chiaro? Non si può muovere da qui. E adesso non ho neanche i pezzi da dargli per farlo assemblare, quindi cosa lo costringo ad assemblare? Nulla! Schifosi corrieri maledetti bastardi, chi è al telefono? Questo è quello del mio. Mi rispondo, c'è Stefano.
Che bello il Natale comunque. Pronto? Accomuna tutti, sto spirito di allegria. Già lo faccio, e monto il Sega Gaming. Quello quando è così si cambia la tastiera, non è che va ordinando. Arbo, non lo, guarda, non te, non, il Corriere fa un altro tipo di mestiere, quindi non si può paragonare a questo, però ti posso dire che noi in due facciamo il lavoro dei quattro. E è stressante, eh? È un altro tipo di stress, naturalmente, non è solo fisico. Cioè, noi saremo ricordati mail preventivi, riordinare merce, montare quello c'è un problema, quello da richiamato perché gli ha detto che il PC ha fatto. Cioè, sono stress mentali, sono stress. Non lo so. Poi per me usa la live del venerdì come sfogo personale. Usa Sì, sfogo c'è qualche anche. psicologo online? Allora, questo. Vero, più fatturo più mi incazzo, questa cosa è vero. Infatti tu dici, ma perché sei sempre incazzato e stai a lavorare come un assassino? Non lo so, perché mi innervosisce lavorare in questa situazione in cui per avere delle schede video, per avere adesso anche gli hard disk, per avere qualsiasi cosa, te devi mettere in ginocchio e poi devi cominciare a fare. Però adesso minimo devi comprarne 2000 perché sennò non posso farle arrivare direttamente da Taiwan. Lo vuoi il La caffè? 580 a 2, sì, infatti in caffettino non lo faccio, Così ti aspetta. Oppure tranquillizza. me devo fare così, guarda, così. A posto. Riesci a leggere lo schermo da là? A Sì. posto. Occhi e croce, prossime 3070, quando Stefano ci arrivano quasi tutti i giorni. Però quasi tutti i giorni vengono vendute in dei PC assemblati completi. Presente il titolo del film? Benny, altra locandina! Arriva, sei pronto? Palla in buca, un boss sotto stress. No, Vai, altra locandina. che Eccola, palle. arriva, arriva. Non so più dove mettere queste locandine. Ciao Davide. Un boss sotto stress è fatta, Benny. Hai visto? Io te le trovo così, te le snocciolo. Mamma mia. Mo tipo di nuovo, no? Grazie, no. Ha ordinato adesso, ha pagato. Io non gli posso spedire la merce perché non ritirano. La ritireranno lunedì. Poi già hanno detto ritiriamo solo lunedì perché noi martedì e mercoledì facciamo le consegne. Se poco poco lunedì non riescono a ritirare il pacco di nuovo, parte il 28 e gli arriva il 32. Ti Lo sembra so. Non normale? è normale, lo so, che dobbiamo fare? Troppo lì, non Non dire. puoi scioperare sotto Natale, cioè dovrebbe essere vietato sotto Natale, affrusta devi andare. Se tu scioperi, causi problemi alle persone a casa, a chi ha ordinato una cosa, ai negozi che devono spedire. Non puoi, e soprattutto dovrebbe essere vietato lo sciopero il venerdì. Perché chi sciopera il venerdì è furbo. Perché non scioperano mai di martedì o di mercoledì o di giovedì? Che cazzo va fatto giovedì? Non vi piace? Il giovedì non ti piace? non lo Ah, vuoi non ti piace? staccare. Perché non ti piace? Perché non c'è il venerdì da attaccarti al sabato. Esatto. Ecco perché non ti piace. Sono io quello stressato. Ma io mi sto sfogando, tra un po' mi tranquillizzo. Mo se per un po' non squilla il telefono e non mi suona la porta, io Basta che sto a spegni il posto. telefono, c'è il trasferimento, metti modalità aereo. Concetto stesso lo show è quello di creare problemi. Hai ragione, mi sta bene. Ma perché cazzo i problemi li devi creare sempre il venerdì? I problemi li devi creare il venerdì? Il venerdì solo si creano problemi. Se scioperi il mercoledì, che è mezza settimana, mi faresti un danno assurdo? No, il mercoledì non si sciopera. Allora dopo io dopo penso male. Ti dico perché scioperano sempre il venerdì? Ah, forse perché c'è il sabato, così lo attacchiamo? Eh? E ci facciamo 3 giorni a casa? Che poi sommati, tanto il 21 non ritiro, il 22 e 23 faccio solo le consegne, il 24 è Natale, poi c'ho il 25, 26, 27 è domenica, 28 c'ho lockdown. Ciao, grazie, arrivederci. Poi dopo voi cominciate giustamente, poi non vi arriva la roba, mi cominciate giustamente a chiamare al telefono, spedito perché l'ho ordinato 5 giorni fa, perché non mi è arrivato? E perché non ti è arrivato? Stanotte a Days, Perché non è arrivato? che cazzo che so, raidate la base dei Bartolini. Mo' la raido, quella a fiano romano. Su Days. Porco Giuda, ci vado, imbottisco un camion di tritolo, lo lascio là davanti e lo manovro a distanza. Io, Tizio e Fiorentini. Capirai? Tizio ci stira le zampe. Fiorentini te m'hanno bevuto perché subito. È stato lui, io ci trocca subito. I capelli sono già andati, ora la barba, perde tutto. Sì, mi dissocio, mi dissocio.
Vabbè, c'è una certa da camui per coccolone. Allora, questo qui c'è, sta schiera mare, Ma vente. oggi è così, perché se ieri ero da cura Stefano, oggi Stefano è calmo. Ok. Stefano oggi è operativo. Sì. L'uomo che viveva legato. Al tavolino. Tra un po' devo trovare il modo di legargli addosso pure il cacciavite. Penso nell'ultima settimana sto cacciavite ha passato più tempo a girare che fermo. Sì, è vero. Se ci avesse le statistiche di Di uso, rotazione. fosse digitale, dice ammazza, oh, stavolta 170.000 Calcola rotazioni. ormai non è più giri a minuto, è RPM proprio. Io Guarda, rispondo da così. 7200 RPM. Fascia da Pronto? suprema, infatti sì. No, Sì. mi serve pente, sta ventola deve arrivare qua, l'unica presa che ci sta. Quindi mi tocca fargli fare troppo un giro un po' del cavolo, però è l'unica presa fan, sono tutte e due Non qua. è un problema, tanto noi lo consegniamo e lo fatturiamo entro fine Quindi questa dovrà, che ne so, da sola non ci può passare, che ci arriva, questa te lo mette così, poi anno. 19K, dopo sì. la mandiamo. Sì, 19K, sì, al limite c'ho il KF, però insomma ce l'ho. Eccolo qua. Ah, 17, No, a aspetta. montare ormai siamo arrivati, ho fatti Sì, tutti. però. Il laboratorio mo se sta a cominciare a stappare, ormai sta una scista, hanno doppia fila davanti. Che io gli passo a fare, dico, dai, chiama, Questa falli qui venire a la pia. apriamo. Alla fine, ormai si sta cominciando a verso, diciamo, la risoluzione, perché ormai siamo arrivati a ridosso del 24, quindi. Allora. Sì, guarda, noi ci abbiamo tutto per farlo. Poi se vuoi farci un giro Eh tu, sì, io Gabriele. Questo qui ce l'ha portato tutti lui i componenti. Quindi li ha acquistati tutti online. Non è un PC all'ultimo grido, però comunque è un PCetto che sta, si aggira intorno al migliaio di euro. 9,4. Poi in descrizione li trovi tutti i componenti, del video. Clicchi qua sotto sul menu a tendina, vedi tutti i componenti. Questo case a me tutti ne parlano bene come se fosse un case da urlo, a me non piace sinceramente, perché è un case che secondo me nasce già con una concezione, cioè nasce ormai un po' che è stato sul mercato, ma con una concezione già vecchia. Come vedete dalla difficoltà di manovrare poi sulla scheda madre sotto quando si monta il dissipatore a liquido. A me già sta cosa, ormai ad oggi purtroppo, quando vedo un case così dico, senti, è concezione vecchia. Grande Enrico che si fingerona, grazie Enrico, grazie mille, benvenuto tra i fingeronati. Noi tutto quello ordinato entro sabato lo dobbiamo ritrovare. Dai, è bello zio. Stefano, non Fabio, ambiente sbagliato, Obelix, che devo fare? Vanno a discutere? Non lo so, Emanuele, io spero proprio di sì. Guarda, anche perché se oggi ci avessero consegnato l'alimentatore, adesso stavamo facendo il tuo di PC. Vorrei comprare il CPU e Mobo sui 350. In base a quello che si trova, prendi, che puoi prendere? Un 10.4F e una scheda madre B460. Questo. Mi serve un cavo SATA, cavo dati SATA per l'hard disk meccanico. Speriamo, speriamo. Eh sì, Emanuele, speriamo. Dice che per domani esce Bartolini, magari che domani vi Ma consegna. che consegna? Dai, lui che già si aspetta l'alimentatore. Mi piacerebbe di tre, sì, Manuel. Non lo sappiamo. Tutto può essere. In realtà sono 3 giorni che fa avanti e Il indietro problema è se questo. non consegna domani, deve consegnare lunedì. Se poi consegna lunedì, Stavamo pisciati. manco poco. Ma possiamo mettere un altro rivalimentatore, no? Il più vicino che c'ho, cioè veramente vado da 90 euro a 250. Porca miseria. Ma scusa, ma ci stanno i Focus Seasonic 140 magari, no? No, no, 750 non esiste, 850 non esiste. Cioè, l'unico che sono riuscito a avere sono dei Seasonic Platinum che stanno andando a forte pure quelli, ma costano 249. Ah, ok. Scritto una mail. Ah. Grazie Gabriele, grazie mille per la donazione, grazie Gabri. Dovevo consegnare ieri, eh sì.
Tanto questo passo. Poi comunque lo davano consegna oggi, eh? Tra le 16 e le 18. Io Ah, può manco ci essere pure che credo. arriva. No, magari io, a cazzo, te se frega. Non c'è credo. Non c'è spero. Ormai devi una cosa. Vabbè, si mi stai a cuore. Ormai quando leggo. Sì, vabbè, certo. Allora. Eccolo qua. Emanuele, il problema è, ti rispondo live, il problema è, non è che il prezzo di quello è alto, perché cioè io che te dico, te levo 5 euro da quell'alimentatore, cioè ti dico solo se te ne levo 15 te lo sto a dare sotto costo, siamo impicciati da morire con l'hardware, purtroppo, poi tanto se arriva, arriva, cioè il resto c'è tutto, Ciao Aldo. se tu ci dici di montarsi Sonic, noi te l'assembliamo pure domani e tu vieni a prendere domani sera, ma più di questo... Devo usare roba disponibile. Il problema è quando la roba non ce l'ho, poi vado in tilt. Perché poi non te la portano nei tempi in cui ti hanno detto che te la portavano. Ma Kojiro è il proprietario? No, no, non credo. Allora. Mi bannate Antonux per cortesia? Grazie. Grazie, cara, ci vedi che serve a qualcosa. Guarda, c'è sempre pronto, sta sempre sul pezzo. Poi vediamo, Manuel, magari lunedì ce lo portano veramente. Sì, Allora. Gio, ma arrivano pure quelle in tessuto. Il problema è questo. È che ce le ho al magazzino esterno, ovvero al garage di casa mia. Quindi io mano a mano che finiscono le prendo e le riporto. Mano a mano che vengono sellate le riporto. Quindi vai tranquillo che ce l'ho. Se la vedi rossa in quel momento che non c'è, il giorno dopo ce l'ho. Tranquillo perché ce l'ho in quantità, specialmente quelle nere. Ne ho prese troppe, tipo 60 poltrone miste, non lasciamo perdere. Io ho detto io. A chi, a Gio? No, a te. Ho detto via nel botto. Sì, poi lui dice, piano in botto, io magari penso, ok, ne prendo 10 miste, facciamo due pallet, 12, stiamo a fare piano in botto, vabbè, tu lui dice, vabbè, così ne piano 3, no, io 60. Poi giustamente 60, quando fai l'ordine all'Hitec ti dice ok, però guarda, ci sarebbero 57 o facciamo 69 sul pallet, facciamo 69, che fai Vabbè, che mezzo fai? Lascio? pallet, che faccio, te lascio un pallet a metà? No, fullalo. Cazzo, il pallet a metà è brutto, Veramente, o paghi intero come no, la trasporto. ventra 22 sta verso il basso, perché verso l'alto? Meno pesca l'aria da sotto, questo qui chi lo fa? Solo l'assemblaggio o anche Assemblaggio, l'installazione? installazione di sistema, vendita licenza. Ok. Beh, questo ovviamente siamo arrivati alla Alla conclusione. fine com'è? Però ci capita di là ultimamente. Com'è assemblare componenti non nostri? Cioè, quando trovi cose diverse. Ma vabbè, questo qui era abbastanza standard perché in realtà non è che, a parte il brand dell'alimentatore o il brand dell'SSD, il resto. Sto 275R a distanza di mesi dopo T'ho detto, il secondo case a me, braccio, come lo vedi? l'ho detto prima, l'ho detto secondo me ormai ad oggi un case che quando monto il dissipatore in top mi va a oscurare leggermente la scheda madre, le prese in top della scheda madre, secondo me comincia a essere di concezione vecchia, cioè comincia, non vecchia perché deve essere vecchio, concezione superata, i case ad oggi quelli nuovi devono essere prodotti. Superata vuol dire 2018, eh? Cioè non è Sì, esatto, no, dire no. superata da buttare. Però ad oggi devono prevederlo i case nuovi, che sopra deve rimanere abbastanza spazio. Poi non ti dico che ci resta lo spazio forse in 360, perché lì varia pure il tipo di case come nasce. Non è che tutti devono montarlo per forza. Eccolo qua. Allora, cable management fatto. Che io vedi? Eh? Guarda che cable management ho fatto. Guarda che Francesco, bello. se la Eh? ordini, viene se la paghi con carta, viene spedita lunedì. Sull'arrivo, non mi dite arriva entro Natale, io ti dico 80% sì, ma non lo posso garantire in alcun modo perché abbiamo visto i corrieri come lavorano. Grandi lavoratori, per carità, gli unici che si spaccano la schiena sono gli ultimi della catena, cioè i trasportatori, quelli che vedi fisicamente sul furgone. Tutti gli altri nella catena da là in su, quelli che stanno dietro l'ufficetto a fare... Aspetti un attimo, li dico il tracking. Eccolo qua. Molto. Aia, Eh no, questo è quello sfrugugliamento di acqua iniziale. Però devo dire che comunque l'assemblaggio è proprio bello pulito, eh.
Sì, però questo rumore si deve a Ma saltare. questo mo si fissa. Lo dici te? Se questo entro un minuto non si fissa, lo sai già. No, ne si fissa. Vedi? C'ha la bolla d'acqua, Questa è più della la bolla d'acqua. bolla. Allora, la Supreme 3080 in realtà ce l'abbiamo. Ma non si può provare. A uscire il caffè, sì, posso il caffè. Lo Ma famo sto caffè. Che sei 5 e un quarto, no. basta, non fa più. No, già, almeno mi calmo. Se mi fai pure. Oh, se poi lo faccio, però non me la sento. Caffettino. Mazza, oh. Ormai devi 2 caffè al giorno Non me la te. sento. Quanti caffè sa piacere Da media 3 veramente ultimamente, perché non ma reggo. te? Se no normalmente. Normalmente 2, massimo 3. Però mo 3 sto sta settimana 3 fissi. Praticamente la mattina appena arrivo, uno spesso prima di pranzo e uno dopo Io pranzo, già sto la tre. sera non sto più a prendere. Ah sì? Io la sera non ho mai preso. Lo so. Allora, mo finisce il rumore. Stai, secondo me Seasonic Prime Gold o un Focus Plat? Prime Gold o Focus Plat? Stesso prezzo. Debo, eh? Guarda che questo è rotto. Non è rotto. Rispondi. Secondo te è meglio un Seasonic Prime Gold o un Focus Platinum? Stesso prezzo. Salvatore Donnarumma, non si può cambiare, ti devo annullare l'ordine e lo rifai. O comunque, scrivi, se dici che hai sbagliato l'ordine, lo rifai. Se il case c'è, ne tengo. Ovviamente non te li mando tutti e due, poi ti mando solo quello pagato. Qual è la domanda di prima? Secondo te è meglio. Prime Gold o Focus Plat, stesso prezzo, ma e vai sul Platinum a prescindere, secondo me. No, non ti sbagli, Aldo, il problema è che neanche quelle si trovano. Guarda che è rotto sto qui. Non è rotto, è solo aria. Gli dai il tempo di Sì, allora togliersi. ti spiego, l'aria con e poi va, e quella è l'aria che va. Questa qua è grossa mancanza di acqua. Ma Accendi il fucile. no, raga, c'è poca, ci hanno messo poca acqua. Sì. Sì. Questi non andavano bene, questi pure quando andavano in noi non andavano bene. Questo sa tema rumore, fidati di me. Lo senti? Lo sento, appunto. Accendi il friscello, dai. Questo c'ha bisogno di un po' di start and stop per. Sì, meno male che non è nostro. Non è un rumore che rutta. Se è disponibile E la. c'era, allora, non è questione di essere disponibile. Io per le 3080, prima di darla a te, c'ho almeno 30 persone che dovrei chiamare e non le stiamo vendendo sfuse. Non so più come dirlo. Dovete farci un PC intero. Non riusciamo a darle sfuse, ce ne abbiamo pochissime. Sta a diminuire, Si attenua, si attenua. Questo gli ridà solo il tempo, è un po' più lento. però. Mi dici che scheda madre te scarico il BIOS. Questa è una Z390A. No, Z390-P, è la Prime. Comunque, se sta attenua, se sta attenua. Si attenua. Gli devi dare tempo, guarda. Tutte le volte che parte, la spinta della pompa. Fa levare l'acqua, cioè comunque fa muovere l'acqua insieme alle bollicine di aria. Se bollicine che adesso stanno ferme qui dentro, quindi creano il rumore dove c'è la rotella della pompa che spinge l'acqua, crea questo rumore. Quindi il movimento io faccio fare, che può far aumentare o diminuire, serve per alla fine mandare, far partire le bolle e farle arrivare qui sopra al radiatore. Una volta arrivano lì sopra. Bravo Marco. Come mai non si trovano? Le schede non si trovano da nessuna parte perché c'è stata tanta richiesta e poca disponibilità. Quindi si è creata un'enorme domanda e pochissima disponibilità. La pochissima disponibilità, che non è così poca perché le schede arrivano, ma ne arrivano poche, è che c'è tanta 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 richiesta. Quindi
In un momento poi che sei arrivati sotto Natale, sotto le feste, dove già normalmente aumenta la vendita dei computer assemblati perché vuoi i regali, vuoi tutto quanto, questa cosa fa sì che poi noi dobbiamo poi andare a preservare quello che è un negozio, ovvero una vendita di un computer completo e non una vendita di una scheda sfusa. Da lì nasce il se mi arriva una scheda me la tengo sullo scaffale. Che se poi entra una persona e io la scheda non ce l'ho, quello non si compra neanche il PC. Quindi a quel punto, ciao Teschio. Come non ha senso? Eccolo. Le bolle d'aria ci stanno. Come quello che ti dicevo ieri nell'Alfa, nel quello dell'aereo, nel Pulse. Che c'è un flussometro che non gira per colpa di una bolla d'aria. E lì lo vedi fisicamente, qui non vedi, però senti. No, non è rotto. Niente, no, stavo dicendo, quando le bolle d'aria si rimangono incastrate vicino dove c'è la pompa che succhia l'acqua per respingerla, senti quel rumore. Poi quando le bolle vanno via, le bolle come fanno a sparire? Arrivando al radiatore. Si devono togliere da qua. È da lì che senti il rumore. Poi se qui si forma una bolla o se qui si crea comunque un vuoto, non ritorna giù la bolla. Ma i ristoratori a livello sono tanto superiori a quelli d'aria. No, dipende però, dipende a che a cosa. Cioè, se porti un processore più su rispetto a quanto dovrebbe stare, tipo l'overclock e tutto, allora sì, riesce ad avere uno stacco magari maggiore perché ignora la temperatura data all'interno del case, riesce ad ignorarla di più rispetto a come farebbe un dissipatore d'aria, ovvero calore della scheda video sale se qui trovasse un blocco ad aria, naturalmente blocca d'aria, il flusso d'aria che passa sarebbe più caldo, si irradia del calore che sale. In questo caso, anche se è chiuso, il calore sale, viene comunque risucchiato ed espulso da qui, ma il circolo d'acqua è più isolato rispetto ad una d'aria. Però più o meno poi siamo là, lì si parla di recupero, si parla di un recupero comunque minimo. Ma è già installato il sistema? No, no, ancora no. Comunque, senti che ha smesso. Mi dai retta anche. Potrebbe tornare. Vabbè, prima che non torna, alla fine non glielo etichetto come rotto. Allora, qua ci abbiamo esterna, eccolo qua. Andiamo su. Ez. Ilo Ez. spumanti. Ma cavalli vedete dappertutto. Cavalli, ma ci sei stasera te? No, Manuel, allora la cosa è questa: se l'alimentatore arriva lunedì, noi martedì te lo riusciamo a assemblare. Se non ci arriva lunedì, ci abbiamo due opzioni: o cambiamo alimentatore, o te dobbiamo far aspettare per forza perché non c'è un alimentatore poi da metterci. Quello è il problema. Che sarebbe il colmo perché dice c'hai tutto, compresa la scheda video, compresa la 3080 e poi non c'è l'alimentatore. Storico grandi Deizama, se attenzione. Questo già ha fatto. Ma no. Oh, 28.08, già sei messo. Basta, pensavo che era latte. Dici. Allora, qui Da c'è sta il quando nemico vai shop, ho dici. scopa ti fingero no sempre. Ah, non lo prende più il chiaro. Grazie meno a tutti per il follow. Ma queste sono tutte notifiche vecchie, poi tra l'altro. Allora, 22 minuti, pensa che ritardo. sì, sono riuscite tutte insieme col cambio della scena. Allora, mi è sparita la cosa, ok. Posso abilita questo qui l'XMP, salva esci. Partiamo con l'installazione di Windows. Vediamo se funziona. No. Secondo me con Gabri no. Aspettare lunedì per fare sta scelta meglio. Almeno lunedì scelgo se passare al Platinum e aspettare. Ok. Allora, adesso gentilmente, cara, cioè, siccome siamo tanti, se per favore puoi mettere il link di Twitch. Allora, ragazzi, so che tutti già ci seguite su Twitch o È vero. quasi. Però
Però su 279 sono sicuro che molti di voi in realtà non ci seguono su Twitch. Dovete sapere che noi su Twitch facciamo praticamente la stessa cosa, ma siamo live più di frequente, cioè il martedì facciamo sempre un assemblaggio live di PC. Poi, durante la settimana portiamo diversi tipi di contenuti, dal famosissimo Scitterie su Amazon, alla serata Days, alla serata giochi di corsa con Stefano, a dei talk, facciamo un po' di tutto, facciamo anche sessioni di gaming. Quindi, se ci volete seguire a 360 gradi, dovete cliccare, non mi prende i link, mamma mia, lo metto da solo, Garage. Sì, è vero, oggi dobbiamo prendere HTTPS da dimettere. E guarda. Che fastidio, guarda. Inefficiente proprio, Garage. Stasera si stream alle 21:30 circa col Fabione su Days. Vi dovete followare, dovete cliccare, poi su Come Twitch. si Non mi dite dona? che non siete iscritti a Twitch Enrico, perché. puoi donare in due modi. C'è il tasto Super Chat qui sotto, oppure in descrizione trovi il Non c'è link. in descrizione perché abbiamo startato fast. C'è il tasto Super Chat qui sotto. C'è il tasto Super Chat qui sotto. Eccolo qua, quello sotto subito dove stai scrivendo tu. C'è un tasto e sembra un dollaro. A fianco all'icona dell'emoticon. Se lì puoi donare con la Super Chat su Se YouTube. non mi metto in Grazie. condizione di lavorare, perché pensi sia colpa mia il fatto che non riesci a mettere un link? Grazie intanto a Vale Yellow che si resabba per 3 mesi. Adesso è comparso Vale Yellow. E no, ho già fatto ieri, è vero. Con 400 euro che mob ci più prendo? Quella che trovi, direi, al giorno d'oggi. Dieci, secondo me riesci a prendere 10.000 e 6K se la trovi e una scheda madre minima, però se no devi prendere 10 e 4. Seguiti entrambi da ora, bravissimo. Quindi tu sei Vale Yellow Stefano, come 77. si formatta un SSD NVMe togliendo le partizioni che sono state create la vecchia installazione? La cosa più pratica, se non vuoi utilizzare tool e quant'altro, inserisci una chiavetta di Windows e fai partire col boot menu la chiavetta. Quando arriva la scelta dei dischi, come ho fatto adesso, dove ti dice vuoi installare Windows lì, elimini le partizioni di quel disco. Quindi, non so, unità disco 0, tutte quelle lì fino a che tu lo ricompatta. Poi levi la chiavetta e riavvi il PC. Se no ti consiglio EaseUS Partition Master, che è uno dei pochi programmi che ti assicuro, lo uso anch'io, non fa danni. Ovviamente a meno che non glieli fai fare tu, però non fa danni cancellando partizioni. Invece se trovo uno io di alimentatore lo Se potrei uno montare io lo o vedo in messa. montare, ormai è stato preventivato. E se me lo porti, il problema tanto è che è un alimentatore da 750 Gold che va bene per la tua build, ti assicuro che tu Roma su Roma non lo trovi. Io spero di sbagliarmi, ma. O comunque se lo devi ordinare da internet stai come stiamo noi. Se poi ti bucano la consegna lunedì sei rovinato. Giovanni, no, allora per questo tipo di portatili ci rimandare una mail in negozio e non li teniamo in pronta consegna, li possiamo Attenzione Enrico ordinare. Visvi per mezzo panettone, Grazie. grazie, sommato a quello dei Cucciardi, fa un Grazie panettone. Enrico, sì, grazie mille. E dicevo, Giovanni ci può mandare una mail con il modello questo qui che c'è scritto qui, chiedendoci la reperibilità, la disponibilità e ti diciamo se è possibile o meno, previo acconto, ordinarlo e poi mandartelo giù, spedirtelo a Sì, Bari. ho letto Walter, va bene, ci vediamo stasera. Quando ritorniamo alle schede video. Ma Mattia, quali, cioè, se vai sul sito nostro è pieno di schede video, al momento. Ci Non. stanno 3060 Ti, 1660 Super, 1650, 1050, 1050 Ti e pure RX 580. Penso non abbiamo mai avuto così tante È schede video. vero, no, se parli della serie 3000 non tornerà, non è che devono ritornare, quando arriveranno, noi ci arrivano ma ci facciamo le build complete, sfuse, ogni tanto ne mettiamo in vendita Aspetta, qualcuna sfusa. Alessà, ma le devi ridimensionare o le devi cancellare? Attenzione. Ma come ha fatto ad installare Windows così qua? Perché tramite chiavetta USB 3, su presa USB 3, installato su SSD NVMe. Francesco, se ordini i componenti dal nostro sito, basta che specifichi nelle note che vuoi l'assemblaggio. Siccome che l'assemblaggio è gratuito, te lo mandiamo già assemblato. Grazie al cavallo ho scoperto come si reda nel bar dei nemici. Non gli dico così perché sennò questo si pompa pure ancora. Cancellare. Se le devi cancellare devi fare o come ha detto Stefano o come ti ho detto io. Sono questi i due sistemi più efficaci. Se hai la chiavetta di Windows è forse quello più rapido. Lucius, ti dico che questa qui è la seconda parte della live perché ce ne sono due. Una abbiamo dovuto Sì. stoppare che all'inizio laggava. Che Stefano non è capace di avviare No, live. perché questo non setta cose, chiude Questo cose, non setta apre cose. Mo' sono cose. diventato questo? Questo, sei qui, il mero, va bene? Io ti leggo veramente al tavolino. Intanto già sono legato al tavolino qua, faccio altre montate. Ma invece se trovo uno. Ah, questo.
Eh già, Ma ti ho risposto, ma non è. non ha sentito. Ah. Se lo trovi, dubito che tu lo trovi Roma su Roma, oggi o domani. Comunque, se lo trovi e me lo porti, va bene, basta che mi avvisi. Il problema è se lo ordini online e poi lunedì non ti arriva, dopo stai come me. I processori Ryzen, Francesco, li abbiamo solo per chi fa una build completa. Quindi, se devi fare una build da noi con processore Ryzen, mandaci una mail e ci dici: guarda, sul sito ho visto questo, bla 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 bla, e vorrei il, che ne so, 5, 6, 5, 8. Ci arrivano pure, attenzione, ci arrivano pure i 5, 9 martedì. Buono. È partita la chat di YouTuber là sotto. Stava la schermata. Comunque per Matitone, mi siete scordato di metterci la scheda video dentro a questo qui, perché 600 euro solo quello che mi hai scritto, mi sa che è un po' alta la cifra. Grande Attenzione, Luca Sofia si fingeron. Luca! Chiaramente per usufruire dello sconto del 5% su tutto il materiale disponibile. Non è vero, stavo scherzando. Non conosciamo i lettori Gigabyte, Grazie Ciccio, mai va bene. trattati. Finché usate il referral, va comunque bene. 5050X arriveranno, Cucciardi. Non è... Sai che ti dico, Cucciardi? Anche se arrivassero, non te lo direi. Senti che ti ho No, detto. perché sta cattiveria? Perché quello poi shoppa. Io lo preservo, Cucciardi lo devi preservare, devi saperlo gestire, perché lui non si sa gestire, io invece lo gestisco. Sì, Asus Q-Installer automatica lì. Il caffè già con il nostro referral te lo puoi shoppare. Allora aspetta, vediamo se riesco a recuperare il codice sconto da shop. C'è un codice sconto, adesso te lo do. Caffè Gioia, senza accento. Sì, Caffè no, Gioia. lascia perdere il comando. Chi lo fa sapere? Caffè Gioia e Caffè Kent a No, noi, quello che scriveva. se vuoi, se te vuoi sentire male, il caffè Gioia devi comprare. No, com'era? Lo slogan? Bella, bello trovare, complimenti, eh. Oh, bravo, eh. Vieni del marketing. Ecco. Questo è Faccio copia e Ipemezzo incolla pullmente Panettone. dal chatbot. Questo per chi vuole shoppare il caffè. No, 262. Devo accorciare questo messaggio. Ecco. Ho accorciato un po', ma è andato. Cintura nera le slogan, è che io voglio Davvero? Sai, la cintura nera di tutto se si impegna, però. Che stai a mettere? Norton? io. Ma quale Norton? Ma che Questa è so, la ma? pubblicità che gira. Oh, se stai a installare Norton ti Ma sparo, che eh. sei scemo? Non ti permettere, Ho levato tutto. eh. Guarda. Oh, ecco la roba che ho Ti levato. disinstallo la vita se Ma li metti che? così. Guarda, Asus qua Sì, sotto. sì. C più 0 tutto torto. Guarda. WinRAR, Demon Tool, Norton e Asus tolto. Pure Google Chrome ne faccio installata qua. Notebook economico su 400 euro a oggi non esiste, Marco, Ad questo oggi aggiornamento. costano tutti un botto i notebook, purtroppo. La versione della 20H2, guarda che trick. Scrivi WinRAR, fai invio. Guarda un po'. Papparappa. Eccola qua. Niente, questo qui ovviamente si reinstalla tutte le utility, poi si riavvia, il Sì. BIOS è già fatto, Cavalli, ma loghi stasera? installiamo il driver dell'ATI, dell'AMD, dai, ATI è una cosa vecchia, scusa che mi esce Perché così. AMD è sulla cresta dell'onda. Sì. L'assemblaggio in live c'è un costo, ma che, no, che costo No, non c'è aggiuntivo? un costo aggiuntivo nel senso che selezioniamo noi la macchina da assemblare in live. Se sei fortunato o sfortunato, a seconda di come la vedi, viene Sì. assemblata live. Quindi, ok. Allora, ragazzi, siamo arrivati. Sono le 5:35. Insieme gli hanno messo una 7:10. Più o meno il prezzo ci può stare. Il matitone, ti posso dire. Forse è un pelino alto. Perché se mi hai detto che c'è un hard disk e non un SSD, forse è un po' alto. Forse è di un centinaio di euro. Non è proprio Cavalli, una sola, non però. può non stare a casa perché dopo le 22 c'è il coprifuoco, quindi quello che cazzo. Il coprifuego. Allora, ragazzuoli, intanto che quello lì si installa. Guarda. Guarda due, la camera di qua. Allora, Stasera. vai, Stasera. stasera 21:30 Twitch. twitch.tv/easyfixroma. Prendiamo tizio e cerchiamo di portarlo. Non dico che famo fare i chilometri, vediamo se riusciamo a portarlo vivo
almeno fino all'80% del tragitto, per lasciarlo in consegna a Fiorentini che mi verrà un po' incontro. Preparati, Fiorentini è uno che ha deciso che lui vive in base, lui non esce più, lui sta dentro, gli ha preso, che poi lui ci sono l'orsi, chi te se cura, quello esce solo quando sta in 6. Giusto. Comunque vabbè, stasera ne vedrete delle belle, poi basta. Poi basta. Poi le prossime live, domani credo che ci riposiamo. Questo weekend non streamerò neanche sul mio canale C'abbiamo personale. bisogno di No, riposo mentale un attimino, perché siamo veramente a spigne come degli forse domenica assassini. sera streamerò sul mio, se torno a casa comunque sia entro le 10 come al solito. Streamerò sul mio. Non c'è un palinsesto per quanto riguarda le festività perché noi lavoreremo sempre, ragazzi. Quindi, in base alle nostre disponibilità, tempi liberi, cercheremo comunque di non farvi mancare la nostra compagnia perché comunque Ci sarà sia. comunque la live del martedì su Twitch, quindi l'ultimo assemblaggio prima di Natale è solo esclusivamente su Twitch, e poi per il resto, per informazioni, cose, scrivete mail, e se dovete fare acquisti all'ultimo minuto, ragazzi, ve lo dico, chi deve comprare dal sito, sbrigatevi, non aspettate, perché già se ordinate adesso non vi so dire se vi arriva per Natale. Più di questo. Va bene ragazzi, per adesso vi lasciamo, lì si sta continuando a installare aggiornare driver e quant'altro, sei rimpiccioli dalla risoluzione, vi Titoli di lasciamo, coda. titoli di coda e ci vediamo stasera con il Fabione alle 21:30 Days su Twitch, ok? Grazie a Bello, tutti ragazzi, un abbraccio, ciao, ciao, bello. Tizio puntuale, se no ti seguo le gambe. Twitch, mi raccomando ragazzi.